ένα θετικό βήμα προς την un passo positivo verso la democratizzazione dell'Europa è stato fatto e questo qualcuno non lo vorrebbe rispettare, lo vorrebbe mettere in dubbio, quindi non ci sembri strano che i cittadini girano le spalle, aumenta il loro scetticismo, si allontanano, ma a me non sembra strano che alcuni a voce alta pensano come la signora Merkel, che potrebbe non essere nessuno di noi il prossimo presidente della Commissione e che senza motivo oggi ci troviamo qui, quando vogliono andare avanti ad applicare delle politiche catastrofiche per i cittadini come queste, che disuniscono l'Europa, allora è sicuro che hanno paura della democrazia, perché hanno paura della reazione dei popoli. E ho posto una serie di domande agli altri candidati: se i programmi di risanamento hanno avuto successo, cosa è successo a Cannes? Posso darvi i miei joker per farvi rispondere, ma la domanda è una: o l'Europa andrà avanti con maggiore democrazia o il sogno dell'Europa unita purtroppo si disintegrerà, purtroppo per tutti.